Sconfitta inevitabile contro un avversario più forte e affamato, seppur in gara per due tempi, la Lazio Nuoto non può nulla contro il Posillipo, che nella gara valida per la quarta giornata del campionato maschile di Serie 1 di pallanuoto travolge le Aquile 14-7. Importanti ma non decisive le doppiette di Marco Ferrante e Matteo Leporale. Il club campano gestisce con maturità il vantaggio fin dall'inizio e poi dilaga subito dopo l'intervallo. L'allenatore dei biancocelesti, Claudio Sebastianotti, non può essere soddisfatto al termine della partita. Diciamo, quando esci fuori da una prestazione così devi riordinare un po' tutto quanto, per cui meglio adesso, meglio alla quarta di campionato in casa, spero che ci serva proprio da stimolo per far meglio. Insomma, è una bella scossa che dobbiamo essere bravi in poco tempo a prendere tutto, a rigirarla nel modo migliore, a prendere del positivo. Quindi questa scossa qui, ecco, ci deve far riordinare le idee con la massima calma e tranquillità. Già dalle battute iniziali si nota un'evidente superiorità da parte degli avversari, abili ad arrivare alla fine del secondo tempo sul 6-4. Da lì in poi la Lazio affonda progressivamente, soprattutto per via delle marcature ripetute di Massimo Di Martire ed Edoardo Manzi, poker per il primo, tripletta per il secondo. Siamo entrati in acqua con l'atteggiamento sbagliato. Claudio ci aveva chiesto di entrare e far vedere che il fuori italico è casa nostra, e questo non è successo. Siamo andati subito sotto, e anche se siamo rimasti in partita per maggior parte delle frazioni di gioco, non siamo mai riusciti a dare quello sprint in più per portare a casa il risultato. Penso molto di più ai palloni che ho perso che a quelli che ho buttato in rete, quindi è questo quello su cui andrò poi a riflettere. Il prossimo ostacolo si chiama Roma Nuoto, derby da brividi sabato pomeriggio. Mister Sebastianotti e tifosi hanno pochi dubbi, servirà un altro approccio per confidare in un trionfo.